Belli e brutti, come state? State bene? Ecco, noi siamo pronti per il nostro viaggetto domani e appunto si va nel Laos. Non so, io non sono mai stato nel Laos, tu forse sì, per me è la prima volta, perciò andremo in macchina, anzi mia moglie aveva l'idea geniale di andare con lo scooter. Volevano forse 5-6 ore, però non era male l'idea, solo che il periodo di pioggia e non mi fido tanto di questo tempo, per questo ho preferito scegliere la nafta, cioè il naftone, la macchinina. Ci vuole più o meno 3 ore, abbiamo preso un bell'albergo. Non diciamo che appunto anche lì non è che so. Cos'è un 3 stelle, un 4 stelle? Non ho idea perché appunto non so, non ero mai lì. E staremo poco tempo perché dopo vi farò vedere il perché. Andiamo lì. Insomma, tutto a posto. Oggi eravamo anche in giro a Sisaket per fare un po' di compre. E intanto io in questi giorni anche ho preparato. Diciamo, ci ho dato un po' un tocco nel sito della radio Spike per poter pubblicare anche i podcast, che ora i podcast io li ho spostati appunto su Patreon, che sono belli, sono documentari, interviste, perciò conviene andare a visitare il sito a radiospike.online. Per tutti i svizzerotti sarebbe weltschweizer.com, un altro sito solo dedicato in lingua tedesca alieni. Ai nostri amici. Un caldo oggi. Oggi veramente era anche. Che doveva piovere ma non piove, cioè qui in questa zona, qui dove abitiamo noi, difficilmente piove, c'è solo questa pressione di sopra che piove. Ogni tanto piove un pochino, ora speriamo che fa una bella pioggia nei prossimi giorni. Se vai giù verso Sisaket invece o a Surin anche, lì sì, lì c'è. Batte il sole ogni tanto. Ecco, e se no niente, poi noi siamo stati oggi appunto in giro a Sisaket e io ho lavorato tutta la mattinata a fare le mie cose, preparare le carte cartacee e quello che mi sorprende che si legge già il primo panico, diciamo, perché il primo panico che di gente che scrive. Oh, sono partito dall'Italia, ho messo piede in Thailandia e mi sono beccato un moscone virus. E ora sono in ospedale. Ecco, poi in questi giorni ho ripensato un po' da quanto tempo sono qui, la prima volta che sono venuto qui, ho un po' ripassato, diciamo, i miei ricordi. La mia prima impressione quando sono arrivato qui è ora è già passato diciamo 3 anni più o meno dalla prima volta che sono venuto qui in questo posto. È noto una differenza, cioè vedo le cose differenti, un po' della prima volta, chiaramente perché più stai sul luogo più te ne accorgi di cose. Per esempio, una cosa che mi sono accorto è che il weekend di notte e nei giorni festivi, quando c'è qualche festa nazionale, diciamo, guidano un po' molto freestyle, diciamo così, molto liberamente, cioè devi stare un po' attento perché ti vengono proprio in frontale, diciamo, le macchine quando sorpassano. Qui sorpassano senza guardare. Qui, diciamo, hanno un stile di vita, di guida, non di vita, forse anche di vita.
ritmo, più che altro di guida, molto freestyle, molto, come posso dire, credono all'evoluzione, diciamo, non so di cosa, specialmente quelli che hanno le macchine elettriche. Quelli, guarda, quando vedi quelli là guidare, lo sai già, quella è una macchina elettrica. Si sentono super, super protetti, super potenti, cioè lo noti proprio quando e perciò piace dire più guidare di giorno, non di notte, non nei weekend e non nei giorni festivi. tanto per essere chiaro, perché quando sorpassano, specialmente quelli che sono in giro con lo scooterino, non è che guardano, cioè questi sorpassano così, senza guardare, come per dire: senti, io ho la macchina più potente del tuo scooterino, o ti togli di mezzo, o ti metto sotto. E se ti metto sotto sono cazzi tuoi, perché io non ho né l'assicurazione né la patente. Maggior parte della gente qui, diciamo. Come è successo a mio amico ora Sisa Cat, che ha avuto un incidente, una maestra di scuola senza assicurazione, senza patente. Chiaramente, cioè lì, se non c'è l'assicurazione casco, diciamo, rimane fregato, perché, cioè, chi ti paga il danno? Purtroppo questo l'ho notato ora, da quanto che vivo un pochino più a lungo ora qui, e due o tre altre cosette, diciamo. Ma in generale posso dire che stiamo molto bene. In generale, ci sono sempre delle cose che hanno, come ho spiegato ora prima, ma in generale, diciamo, vivo molto meglio. La mia qualità di vita è molto, molto più elevata di quella che era in Svizzera. Perché? Qui sei fuori tutto il giorno, hai sole tutto il giorno, hai il sorriso della gente tutto il giorno, cosa che tu in Svizzera non vedi mai, tutte le tre cose. In più, costa chiaramente di meno la vita, ma diciamo che il tempo fa tanto, cioè noi in Svizzera non siamo abituati al sole. Abbiamo il sole un paio di giorni all'anno e poi è finito, cioè, poi grigio, pioggia, neve, freddo da cane, vento e basta, cioè proprio, ma diciamo che quando fa caldo in Svizzera c'è, diciamo, i 2 mesi, 2 o 3 mesetti che fa un po' di bel tempo, che puoi andare in giro con la bici. Questa è una cosa, per esempio, che qui non puoi fare assolutamente. Andare in giro in bici qua, già con lo scooter e con la macchina sei già a rischio, diciamo. Figurati con la bicicletta. Con la bicicletta devi avere la tua escorta avanti e dietro, di sicurezza. Infatti vanno così in giro. Io vedo dei gruppi di ciclisti che quando fanno i loro viaggi, diciamo i loro tour, hanno proprio una macchina di sicurezza davanti e una di dietro, che li protegge, diciamo, dagli altri macchine, degli altri, ecco, dal traffico, diciamo. Ma se no, ecco. Bene, poi una bella notizia, sì, c'è, cioè, bellissima, questa ti piacerà, guarda. La Svizzera, da tanto hanno già fatto dei passi per entrare nella NATO. E ora stanno spingendo molto, molto, molto pesante su questa storia. A tal punto che la NATO ha aperto Ginevra, o sta per aprire nelle prossime settimane, un ufficio. Cioè, ora abbiamo la NATO pure in un paese neutrale come la Svizzera, che è una cosa, diciamo, non è normale. Per la Svizzera sì, perché ormai sappiamo il viaggio dalla Svizzera dove andrà a finire, che ormai la Svizzera è finita.
è finita. La Svizzera è, anche se ora possono ancora, diciamo, campare della buona economia degli anni precedenti, ma 20-30 anni precedenti, diciamo, hanno questo bel gruzzoletto di soldi ancora, che piano piano però sta per sciogliersi, per sparire, diciamo, perché chiaramente non riescono più a finanziare niente, non riescono più a finanziare i militari, la pensione e tante altre cose, cioè tante prestazioni ora verranno ridotte. Fanno entrare la NATO e gli americani nel paese e va a finire come ogni paese dove ci sono gli americani e mettono piede dentro. Ecco. Perciò questa notizia la trovate non su Radio Spike, ma su Weltschweizer. C'è un'intervista che parla proprio di questo con un politico svizzero. Cosa ne pensa lui? Ne ha detti tutti i colori, ma ci sono una grande, diciamo così, ecco. E poi c'era anche un'intervista sempre con, diciamo sì, un'intervista e anche un speech di Daniele Ganz, sicuramente lo conosci. Daniele Ganz aveva detto proprio una cosa molto mi è rimasta anche, che in pratica l'ha chiamato das betreute Denken, cioè il pensiero accompagnato dallo Stato, chiaramente, il pensiero accompagnato. Mi è piaciuta questo gioco di parole, perché ha detto una gran massa di persone, il 95%, hanno il pensiero accompagnato, cioè si fanno accompagnare. Non pensano più, non hanno più un'opinione, si fanno accompagnare, diciamo, come i vecchietti quando li, sai, li prendi a mano e li fai passare la strada. Ecco così. E questo mi è sembrato un buon esempio, diciamo, in che situazione stiamo vivendo oggi come oggi. E poi non è che è chiaro, io sono ora qui in Talandia, tanti mi hanno anche scritto di voi, ma sei in Talandia, cazzo te frega quello che succede lì. In Svizzera, purtroppo, questo l'ho già spiegato, quando tu una volta hai passato un paio di anni in un paese o sei cresciuto in un paese, ce l'hai un po' nel cuore, cioè il cuore, la mente, come lo vuoi chiamare, insomma. Ce l'hai questo, e ti interessa chiaramente quello che sta succedendo in questo tuo ex paese, come mi interessa anche quello che succede ad esempio, o in India, o in Malesia, o ora qui in Thailandia, perché mi interessa a me, è un mio interesse personale, non perché voglio essere depresso, o vedo il mondo catastrofico, diciamo, no, è un mio interesse personale per crearmi una mia opinione, perché io non voglio avere il pensiero accompagnato, ecco. E per questo appunto ho riportato questa notizia dalla NATO, che vogliono appunto aprire questo ufficio a Ginevra, e niente, perciò poi l'ultima notizia, guarda, che ho sentito dalla Ginevra è della 1. La 1 che ha dichiarato: non abbiamo più soldi, non possiamo più pagare la corrente in Svizzera nel palazzo. Sai quel bel palazzo che hanno messo a Ginevra? Un palazzo mega galattico, Ci sono stato io lì, cioè, ma è proprio una cosa dell'altro mondo. Non riusciamo più, la gente, gli impiegati devono entrare col cappotto perché il riscaldamento non ce lo possiamo più permettere. La 1. Ecco, in quella città lì si fanno aprire l'ufficio della NATO. Speriamo che riescano a pagare la bolletta, almeno loro, dal riscaldamento dell'elettricità.
aspetta, ho fatto due chiacchiere ora con voi prima di partire. E niente, poi noi ci vediamo nel Laos. Io sono già un po'. Sono già un po' nervosello, no? Nervosello, un po' curioso, diciamo. Molto curioso, com'è questo Laos? L'ho visto già un paio di video. Bellissimo. Laos, guarda, ci sono delle cose lì. Anche Cambogia, comunque. Che poi piano piano andremo, andremo. Abbiamo sempre questo pensiero di farci la Thailandia in scooter. Forse verso l'inverno, perché ora il periodo di pioggia, meglio che no, però un paio di mesi, mi sa che lo faremo, ecco. Bene, allora, sempre col vostro accompagnamento, chiaramente, non con il pensiero accompagnato. Va bene? Ok. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!